Adesso buon lavoro Filippo Poletti, buon lavoro! Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è part-time. È quello introdotto da Compass. Attenzione, hai un genitore con età superiore ai 75 anni che è distante da casa tua entro un limite di 30-40 km per i grandi centri abitati, ebbene hai diritto al part-time tu lavoratore. È la novità introdotta dall'Istituto di Credito Italiano del gruppo Mediobanca. Interessanti all'interno del programma dedicato alla conciliazione vita-lavoro anche i permessi retribuiti per l'inserimento, ad esempio, dei figli al nido e alla scuola materna, 30 ore per chi lavora in filiale. Vita dunque e lavoro che dialogano. La seconda parola chiave della settimana è libertà assoluta. Libertà assoluta di gestirsi con anche un budget, pensate un po', di 1000 euro da spendere in momenti di svago con i colleghi. Ai dipendenti dunque la scelta se lavorare in sede oppure da remoto. È il modello di Bending Spoon. L'idea è di mettere le persone nelle migliori condizioni di raggiungere i loro obiettivi. Lo ha spiegato Alice Valsecchi, People Operations Lead. Esempio interessante. La terza e ultima parola chiave della settimana è gentilezza. I risultati al lavoro dipendono dall'educazione, dalla gentilezza. A spiegarlo è uno studio molto interessante del University College London. Dunque, la cortesia è sempre opportuna, mai inopportuna. L'assenza di gentilezza è un fallimento di gestione. E come spiega Rosanna Gallo, la psicologa del lavoro, la serenità al lavoro ha un ruolo chiave nello sviluppo dell'organizzazione e appunto nel raggiungimento degli obiettivi. E allora viva appunto la serenità anche sul lavoro. Buon lavoro a tutti!